Vuoi diventare un milionario? Sei ossessionato, non fai altro che pensare, voglio far soldi e trovare un modo per far soldi e superare il milione di euro. Beh ti dico subito che ti stai concentrando sulla cosa sbagliata, che se continui su questa strada è altamente probabile che non li raggiungerai mai quei risultati economici. Salve a tutti, Marco Casario qui e partiamo da un po' di numeri. Partiamo dicendo che l'essere milionario in Italia è, 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 è qualcosa che esiste dal punto di vista statistico, esiste e non è ne nemmeno un dato così... Basso, pensate, sono stimati almeno con i dati del eh, al 2019 eh, 400.000 persone in Italia che hanno un, più di un milione netto, quindi come net worth, quindi vuol dire che a, al netto del, dei debiti che hanno, hanno un milione eh, e sono definiti quindi milionari. 400.000 persone non sono poche, eh, in America, per esempio, il 5% della popolazione. È, è milionaria, ha un milione eh, netto in eh, liquidità, quindi eh, si può, è qualcosa che si può raggiungere, quindi cominciamo dal, dal togliere eh, preconcetti, è impossibile diventare milionari, è impossibile perché ho origini umili, pensate che in Italia, sempre parlando di statistiche, circa l'80% di questi milionari hanno origini umili, quindi non hanno ereditato soldi di famiglia. Se leggete un bellissimo libro, uh, The, The, The Millionaire Next Door, si chiama... Uh, il milionario della porta a fianco, uno studio in America dice la stessa cosa, che la maggior parte dei uh, milionari sono self-made, si sono fatti da soli, anche se guardate i, gli uomini più ricchi del mondo, Jeff Bezos, Elon Musk, uh, Warren Buffett, per prenderne tre che sicuramente conoscete, bene, loro sono self-made billionaire, quindi sono miliardari addirittura che si sono fatti da soli con le proprie forze, non hanno avuto un capitale che gli è stato lasciato in eredità dai genitori. Bill Gates è un'altra un persona, non ce l'avevo messa, ma mettiamo anche il magnate di Microsoft. Quindi eh, eliminiamo il preconcetto, è possibile eh, diventare milionari? Non tutti diventano milionari, perché? Cerco di oggi con questo video di darvi tre spunti di riflessione, diciamo eh, tre concetti, tre approcci che secondo il mio eh, modestissimo parere, secondo anche tutto quello che ho letto e ho sentito e secondo eh, gli step che sto facendo. Io stesso, quindi che sto percorrendo eh, io stesso nella mia vita, eh, hanno, ti danno più probabilità di arrivare a quel risultato. La prima cosa più importante, ed è qui lo switch più forte da fare: smetti di rincorrere i soldi. Tutte le persone, e ve lo dice qualcuno che eh, lavorando anche nel settore del trading e degli investimenti, la maggior parte delle Persone che mi contattano, mi, eh, mi chiedono, Marco come faccio i soldi con il trading? Come divento ricco fa eh, velocemente facendo trading e investendo? Che, che, che è l'approccio, ormai se seguite il mio canale lo sapete, più sbagliato in assoluto per cominciare a far trading. S non siate ossessionati dal trovare un modo veloce, una scorciatoia per arricchirvi. Anzi, questo vi dico, è proprio il modo per non far soldi. E voi mi potresti dire, cavolo Marco, ma uh, che, che sei, imbe sei imbecille? Come puoi, come puoi dire una cosa del genere? Cioè, io voglio diventare milionario e tu mi stai dicendo di non essere focalizzato sui soldi? Sì, esattamente così. Perché essere focalizzato sui soldi ti fa prendere le decisioni sbagliate perché ti fa ragionare sul breve termine. Sul trading e sugli investimenti questo avviene ancora di più. Ragionate sul breve termine, ragionate sul diventare ricchi da qui a voler diventare ricchi da qui a. Un mese, sei mesi, un anno, due anni. È altamente improbabile riuscire a diventare milionari in sei mesi, in un anno, in due anni. Io non conosco nessuno né intorno a me né autobiografie che ho letto uh, eh, di persone che sono diventate milionarie. Con uno schioccare di, di dita o con poca fatica o con, poca, o con poco impegno o velocemente. Tutti i milionari self-made lo hanno fatto in un lasso di tempo lungo. Dovete pensare a lungo termine. Ecco perché dovete smettere di focalizzare ed essere concentrati sul far soldi. Voglio far soldi, me li voglio mettere in tasca, li voglio spendere perché mi voglio comprare la Lamborghini, perché mi voglio comprare la barca, perché voglio avere una vita lussuosa adesso. Più spendete adesso, meno soldi sarete in grado di generare nel medio-lungo termine. Questa è un'equazione matematica, è una regola assoluta. Quindi il mio primo consiglio forte è smettere di pensare ai soldi. Allora mi potresti chiedere, cavolo Marco, ma a che diavolo devo pensare se devo smettere di focalizzarmi sui soldi per diventare, e per, per diventare milionario e per far soldi? Focalizzati su capire quali sono i problemi che puoi andare a risolvere e quali sono quindi le soluzioni che puoi dare alle persone che ne hanno bisogno e che sono disposte a pagarle. Invece che essere focalizzato su far soldi e diventare ricco, sul lusso, sull'ultimo uh, modello del, di, di, di Tesla o di Lamborghini o su queste cose, focalizzati su quali sono i problemi dei, uh, del mio target, quali sono i problemi delle persone che ho intorno. Um, che cos'è che, cos che uh, se io riuscissi a trovare una soluzione e a vendergliela sarebbero disposti a pagarla perché quella soluzione gli cambierebbe la vita? Questo, ragazzi, questa è veramente il è, è la chiave di volta. Se voi pensate a... Uh, riprendiamo gli esempi di prima, riprendiamo Amazon, Jeff Bezos, c'è un'intervista bellissima, ragazzi, degli anni 90, fatta a Bezos dalla CNBC. se la ritrovo ve la metto qua sul video... In questa intervista Jeff Bezos, l'intervistatore eh, gli, eh, gli chiede: Non pensi che è altamente speculativo ehm, per un investitore oggi, erano gli anni 90, investire sulla tua azienda? Ehm, perché è, è improbabile che la tua azienda possa avere successo nel breve e nel lungo termine? E lui gli dà una risposta incredibile. Nel breve termine è tutto difficile, nel breve termine è impossibile, è molto difficile azzeccare una eh, scommessa perché di questo si tratta. Nel lungo termine invece io credo che le aziende che oggi lavorano su internet in maniera ossessiva e sono attente, è la parola magica che dice in questa intervista. Aziende che sono attente alla customer experience, la chiama in inglese, all'esperienza dell'utente, a risolvere i problemi dell'utente. Amazon che problemi risolve ragazzi? Vi permette di acquistare ormai qualsiasi cosa comodamente seduti dentro casa, davanti a un computer, senza dover uscire, ehm, ad un prezzo che tendenzialmente è più basso degli altri competitor o comunque è, è più basso dei, eh, di andare a comprare quell'oggetto eh, nel negozio sotto casa o vicino casa. Ti permette di, di, di ricevere quell'oggetto in 24 ore addirittura in alcune città, in 12 ore addirittura negli Stati Uniti in via sperimentale sta facendo le consegne a un'ora Amazon. Capite quali sono i tre mega problemi che risolve? E, ed ecco perché eh, il, il consiglio qua è cominciate a capire, a, a drizzare le orecchie, a accendere il radar perché se volete diventare un imprenditore, se volete diventare un imprenditore di successo, se volete far soldi, allora dovete risolvere problemi, problemi reali, eh, ragazzi? Non il, i vostri problemi perché, come dico sempre, al mercato non gliene frega niente dei vostri problemi. Al mercato non gliene frega niente se tu hai un determinato problema o se tu vuoi diventare ricco e vuoi diventare milionario. Al mercato interessa, e quindi alla massa, interessa avere una soluzione. E tanto migliore è questa soluzione e tanto più risolve dei problemi reali e tanto più sono disposti a pagarla e ad usarla la tua soluzione. Comincia a, um, a frequentare, a fare domande, comincia ad ascoltare i dialoghi che il tuo target fa. Ecco, ovviamente, per far questo devi conoscere bene il tuo target. Quando dico il tuo target, che cosa intendo? Intendo dire, non so in che settore di mercato ti vuoi lanciare, uh, ti vuoi lanciare sul settore dei prodotti di bellezza, il settore dei prodotti di dimagrimento, uh, sul trading, eccetera. Bene. Quello, quello è il tuo settore, capisci qual è il target, quindi le persone che sono interessate e ruotano all'interno di quel settore. Perché un'altra cosa importante è definire quantitativamente il numero di persone che eh, stanno, sono interessate a quel, a quel settore. Ci sono settori in cui c'è poco interesse e quindi magari c'è è poco business, inutile anche concentrarsi no? su quei settori. E poi comincia a capire che tipo di persone sono, che cosa le muove. Eh, quali sono le, eh, i, i problemi ricorrenti che hanno? Eh, quali sono le soluzioni che cercano e che non riescono a trovare? Cosa c'è che il mercato? Qual è il gap di mercato? Cosa è che il mercato non offre a queste persone che non riescono a trovare? Oggi che cosa, per cercare di risolvere quelle problematiche, che cosa stanno eh, utilizzando? E nei prodotti o servizi che utilizzano, cos'è che manca a quei prodotti e servizi per renderli perfette Ragazzi, questa materia io la conosco molto bene perché eh, ormai faccio il product manager da tantissimi anni e per definire un prodotto bisogna proprio saper rispondere a tutte queste domande. Quindi il mio secondo consiglio è ehm, conosci il tuo target. Concentrati sui problemi e trova una soluzione che il tuo target è disposto a comprare e ad usare. Questo è assolutamente il più importante consiglio. E poi crea valore. Viene, diciamo, all'interno di questo secondo consiglio c'è cioè, crea valore, crealo gratuitamente all'inizio. Per crearti un, una reputazione e, ed essere autorevoli in una nicchia, oggi più che mai dove eh, c'è praticamente su internet eh, conoscenza infinita su qualsiasi argomento, come si fa a, diventare, eh, un, a posizionarsi su quel mercato? Come si, si fa a diventare autorevoli? Regalando ragazzi, regalando, creando valore, creando valore e regalandolo in modo tale che attrai quelle persone e quelle persone riconoscono in te una persona che conosce quel settore. Ovviamente, non vi sto dicendo di prenderle in giro voi di quel settore, quel settore lo dovete studiare, lo dovete conoscere come le vostre tasche, non vi dovete improvvisare o scopiazzare qualche articolo, ripubblicarlo facendo credere che voi siete esperti e non ne sapete niente. No, assolutamente no. Io parlo di ehm, creare autorevolezza in maniera reale, Concreta organica, quindi ehm, generate contenuti e regalateli. Fate vedere alle persone quanto ne sapete, aiutate le persone. Una volta che le persone vedranno, e questo è un processo che non dura un giorno, ragazzi, non dura una settimana e non dura un mese, ci vogliono mesi interi anni in, alcune, eh, in alcuni casi per creare autorevolezza, ma una volta che l'avete creata e una volta che avete generato così tanto valore gratuito alle persone che riconoscono il vostro valore e la vostra conoscenza, quelle persone saranno in grado eh, di ehm, fidarsi di voi, di te in questo caso, e quindi di pagare una volta che, step successivo, quel... Ehm, e trovi la soluzione e quella soluzione la metti a pagamento sarà molto più facile il processo di acquisto se voi oggi siete sconosciuti e lanciate qualcosa sul mercato ma prima che le persone si fidano e decidono di comprarla e di darvi soldi ma quanto tempo passa tantissimo forse non diventeranno mai un vostro cliente se invece siete partiti dal da, da dove bisogna partire dal creare valore gratuitamente finché non si crea autorevolezza allora il processo di acquisto sarà molto più facile Terzo punto, ragazzi, se eh, veramente volete diventare milionari e avere una impresa, un prodotto, un servizio di successo, questo prodotto, questo servizio deve scalare. Ricordatevi questa parola magica, scalare. Che cosa vuol dire? Che finché voi avete creato un prodotto o un servizio che sta andando bene, sta vendendo, perché avete fatto i passi giusti, eh, sta vendendo ma capite che non riuscite a, um, a, a far crescere quanto volete la vostra, um, la, la, la vostra forza vendite, la vostra, il vostro prodotto. E per poter scalare dovete fare in modo che il vostro uh, prodotto o servizio funzioni senza di voi, finché, finché rimarrà il vostro lavoro e quindi eh, sarà tutto orientato al, all'effort che voi mettete su quel prodotto o servizio. Beh, allora non potrete scalare, perché? Perché il vostro tempo è limitato, perché sì, potete spaccarvi la schiena e potete lavorare eh, 10, 15 ore, 20 ore al giorno, tutti i giorni, ma è sempre limitato il tempo che avete a disposizione. Per le aziende, per diventare a un certo punto grandi, enormi e fatturare un eh, milione, 10 milioni, 100 milioni eh, di euro, devono avere una struttura, deve essere stata creata una struttura che funziona indipendentemente dal founder, dal fondatore. È In questo modo che si fa leva, no? Perché un'ora del tempo di Jeff Bezos, Jeff Bezos non guadagna sulle sue ore di lavoro oggi, all'inizio sì, ma poi ha automatizzato e ha scalato, quindi si è creato eh, a cominciare ad investire in marketing, a cominciare ad investire in persone, in risorse talentuose, le ha assunte e ha cominciato a farle lavorare, e, e, e All'obiettivo che lui vedeva e che lui voleva, perché l'imprenditore fa questo: l'imprenditore ha la vision e, e, e fa seguire all'azienda la mission, la missione di questa visione e quello che ha fatto Jeff Bezos, quello che ha fatto uh, Bill Gates. Queste persone non l'hanno fatto da solo. Zuckerberg di, di Facebook non ha eh, fatto scalare Facebook da solo. Quindi importantissimo, questo è lo step veramente finale perché lo step iniziale, ragazzi, è di creare un'azienda, un, una, un, un servizio, qualcosa che passa da zero a uno, cioè dal non esistere, a cominciare a fatturare e cominciare a eh, dimostrare al mercato che quel prodotto, quella soluzione è ehm, acquistabile, è utilizzabile, è recepita positivamente dal vostro target una volta che avete fatto questo ed è consolidato il vostro business model allora si può scalare e allora sì che a quel punto ve lo assicuro ragazzi sono son questi tre sono questi tre eh, concetti che avendoceli ben chiari in mente e applicandoli ovviamente questa è la punta dell'iceberg dietro c'è un'enorme disciplina forza di volontà eh, e, e forza di volontà a voler ossessivamente eh, eh, diciamo portare avanti il pro la propria idea e il proprio obiettivo e questa è l'unica ricetta per diventare milionari e far soldi finché, ve lo ripeto per chiudere il video siete concentrati nel far soldi e trovare una scorciatoia una scorciatoia per far soldi velocemente in poco tempo e senza fatica non farete una lira ve lo posso assicurare i soldi non li regala nessuno ma oggi più che mai... Oggi il internet e la globalizzazione che internet ci mette a disposizione: cioè creare un servizio un prodotto, vendere un prodotto o un servizio seduti da casa vostra e potendovi rivolgere a tutto il mondo, crea infinite possibilità. Quindi oggi più che mai è facile, è più facile di ieri diventare milionari ma bisogna saper compiere i passi giusti. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto, spero di avervi fatto capire, eh, ragionare su tre punti secondo me cruciali, importantissimi, se voi ne avete altri scrivetemeli qui sotto nei commenti, un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ragazzi, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!